Buonasera, sono Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia e condirettore del quotidiano Il Riformista. Voglio di collaborazione e di grande stima che mi dà questa opportunità, questa possibilità di uno scambio di vedute con le persone che sono collegate in questo momento e che si collegheranno tra un po', un breve scambio di vedute, spero non noioso, non ripetitivo e spero davvero dinamico. Su un argomento che quando l'ho scelto non pensavo che poi potesse rivelarsi di così tanto potere di cronaca come nella giornata di oggi. Noi infatti parliamo della strana politica estera del governo italiano e in particolare della sua relazione con la Cina, partner commerciale, strategico sicuramente importante, ma siamo partner appunto o siamo sudditi del dragone cinese? Ovviamente la domanda è provocatoria, ma non così tanto. E devo dire che i fatti di cronaca di oggi ci aiutano a capirne tutta la portata. Noi abbiamo letto, sicuramente molti di voi avranno letto il fondo di Paolo Mieli questa mattina, che dal Corriere della Sera accusa un po' il governo italiano di troppe ambiguità nei suoi rapporti con la Cina. Ma quello di Mieli, firma sicuramente prestigiosa, non è certamente il primo dei fondi, degli editoriali e degli interventi che in questi mesi, ma diciamo anche in questi anni, si sono moltiplicati proprio per cercare di capire come mai questo governo, che è chiamato giallo-rosso, ma anche col precedente giallo-verde, l'asse della politica estera del nostro paese si è spostato e come se si è spostato a favore della Cina, mettendo anche in discussione decenni di un certo modo di fare politica estera da parte dell'Italia che avevano portato sicuramente tanti vantaggi, mentre oggi il governo ci spinge a porci seri interrogativi ed è bene che ce li poniamo su dove ci sta portando, perché quando si muove anche un piccolo, si produce un piccolissimo movimento in politica estera, nella politica estera di un paese, gli effetti sono sempre enormi e spesso sono anche drammatici. Quindi sono anni che denuncio un atteggiamento, una scelta strategica, una scelta geopolitica degli ultimi due governi che si sono succeduti, molto pericoloso, tanto da farmi parlare, appunto provocatoriamente, di sudditanza. Ma non c'è stato solo il fondo di Mieli oggi che ci ha un po' incuriosito tutti su che cosa stia veramente succedendo dietro le quinte, perché tanta della politica estera non si dice, naturalmente non si dichiara, non si pronuncia, ma si compie. C'è tutto il tema di questa polemica su questo rapporto, su questo dossier che l'ufficio dell'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Joseph Borrell, avrebbe edulcorato. Un documento, un dossier che a quanto pare lo ha svelato il New York Times. Sicuro, comunque, che ha svelato che appunto ci sarebbe stata un'opera di edulcorazione in questo dossier che avrebbe dovuto mettere nero su bianco le corpose responsabilità nella Cina, della Cina o le omissioni, se vogliamo essere forse anche più precisi, della Cina. Sulla vicenda del contagio da coronavirus che sta attraversando drammaticamente il nostro globo, il nostro mondo. Si è detto infatti che da parte delle autorità cinesi ci siano state delle pressioni su alcuni stati membri affinché appunto il rapporto venisse ammorbidito. E da lì è partita una polemica che è proprio all'ordine del giorno oggi. La Germania ha detto sì, abbiamo avuto delle pressioni, ma noi non abbiamo assolutamente risposto a queste pressioni. La Francia, se non sbaglio, si è anch'essa pronunciata. Ci sono state le reazioni stizzite anche dell'ufficio di Borrell, che ha detto assolutamente escludiamo di aver risposto ad eventuali pressioni da parte della Cina su questo rapporto. Ma c'è stata anche un'iniziativa del Partito Popolare Europeo, di cui Forza Italia fa parte, che invece ha detto non è la prima volta che riscontriamo che da parte delle autorità cinesi e di rappresentanti della Cina si svolga un'opera accurata, continua, costante, progressiva di pressione a scopo di propaganda per, diciamo, migliorare l'immagine certamente non positiva della Cina, là nei luoghi dove si conta, là nei luoghi importanti, sui documenti importanti e in particolare sui documenti firmati appunto dall'Unione Europea. Allora io oggi ho
depositato un'interrogazione nella quale chiedo al ministro degli esteri italiano, Luigi Di Maio, dire una parola di chiarezza, così come hanno fatto altri paesi, su queste presunte pressioni, su questa presunta edulcorazione, se ci siano state e se la manina, che avrebbe appunto un po' cambiato il senso di questo rapporto, possa essere di provenienza italiana oppure no. È strano che si faccia un'interrogazione del genere, eppure è molto motivato. Perché? Perché, come vi dicevo all'inizio, ormai da qualche anno l'Italia ha assunto una posizione estremamente amichevole, estremamente aperta, estremamente disponibile nei confronti della politica estera cinese, che secondo me è un grave errore. Perché? Un conto è considerare la Cina un importante partner commerciale e strategico per il futuro, da parte nostra. Un altro conto è sottostare ai legittimi interessi del dragone cinese, sottostare alle loro, strategie, che sono molto chiare, che sono quelle di svolgere un'opera di, vogliamo chiamarlo, neoimperialismo, anche tecnologico, verso l'Occidente, con una grandissima pianificazione, una grandissima responsabilità nelle democrazie autoritarie, se vogliamo definire così la Cina, è più che pensabile, è realizzabile, quindi con mire molto importanti e con esperienze storiche, anche recenti, che ci dimostrano che, diciamo, il modello comportamentale in politica estera della Cina, è sempre un po', è sempre lo stesso. All'inizio si mostrano, assolutamente amichevoli, molto disponibili nei confronti dei paesi in difficoltà. Poi catturano questi paesi in difficoltà attraverso finanziamenti che, apparentemente sono molto vantaggiosi, molto disponibili, ma che poi portano con sé, come sempre, succede, un effetto di assoggettamento alla propria sfera di potere. Ne sa qualcosa l'Egitto, ne sa qualcosa la Malesia, e su questo io mi permetto di raccomandare la lettura di un libro molto chiaro, molto documentato, molto ben fatto, un giornalista del Corriere della Sera che si chiama Danilo Taino e che si intitola Scacco all'Europa. Me lo sono segnato perché è un libro che veramente con grande chiarezza, con numeri, ci dimostra quale sia la pratica, consolidata da parte della Cina per ottenere il proprio risultato. Ha colpe la Cina nel voler ottenere il proprio risultato strategico di espansionismo economico e non solo, verso l'Occidente? No, la Cina fa i propri interessi, però anche noi dobbiamo saper fare i nostri. E non mi sembra, a numeri alla mano, che spostandoci così tanto a vantaggio di Cina, noi li stiamo facendo. E do responsabilità pesanti in particolare al Movimento 5 Stelle, che veramente mi sorprende, nella sua visione, se vogliamo dire che abbia una visione, perché poi bisogna vedere se c'ha una visione o se è soltanto una concomitanza di fattori. Comunque, in questa sua determinazione nell'avvicinare così tanto l'Italia all'orbita cinese. L'ho denunciata più volte in Parlamento e ho provato anche io a fare la stessa cosa che fa Taino nei suoi libri. Ho provato a partire dal dato di realtà, perché ho imparato dopo qualche anno di politica che se si vogliono ottenere buoni risultati bisogna partire dal dato di realtà. Se si parte dalla teoria, se si parte da antagonismi ideologici, sicuramente non si ottengono risultati, sicuramente non si ottengono buoni risultati. Se invece si prova a partire da dati di realtà, forse qualche frutto possiamo anche cogliere. E allora mi sono segnata un paio di numeri. Mi sono detta, ma se noi, a costo di mettere a repentaglio il nostro tradizionale storico rapporto con gli Stati Uniti d'America, sappiamo bene che si sta compiendo in questi anni una guerra, violentissima, tra Cina e Stati Uniti. Nostra vita e anche dei nostri interessi nazionali. Ecco, se noi ci sbilanciamo sulla Cina anche a costo di mettere a repentaglio, il rapporto con gli Stati Uniti d'America, ne avremo un vantaggio, no? Perché se cambiamo, la nostra politica estera che è consolidata nei decenni, se ci affacciamo verso partnership,
su cui gli interrogativi sono tanti, fra l'altro appunto con una democrazia autoritaria, e già sono generosa. Se siamo l'unico paese del G7 a precipitarsi a firmare il famoso trattato sulla Via della Seta, come ha fatto il governo italiano l'anno scorso, unico paese, ripeto, del G7, gli altri se ne sono guardati bene. Invece noi, se ci precipitiamo a firmare questo accordo che di fatto, è un passo cruciale per la Cina nell'aprirsi appunto alle proprie, spinte espansionistiche, perché è un trattato che dice che si fanno collaborazioni, sulle infrastrutture, per esempio, sulle infrastrutture di trasporto fisiche e anche sulle infrastrutture immateriali, sulle infrastrutture digitali. Ecco, essendo Davide Golia, non è difficile immaginare quale possa essere l'esito, di chi imporrà il proprio passo e la propria forza. E quindi, se facciamo tutto questo, sicuramente ce ne verrà un beneficio, perché altrimenti sarebbe suicida una politica di questo tipo. E allora mi sono andata a guardare l'interscambio commerciale tra l'Italia e la Cina. Mi sono detta, probabilmente per noi è un mercato così favorevole che ci conviene tenerceli cari, ci conviene rafforzare i rapporti, ci guadagniamo. Purtroppo però i numeri non dicono questo, dicono esattamente il contrario. Perché per quello che riguarda appunto i nostri rapporti commerciali, nel 2018 noi abbiamo importato dalla Cina per circa 30 miliardi di euro, mentre abbiamo esportato in Cina per un terzo circa, per 13 miliardi di euro, ovvero la Cina guadagna molto di più nel rapporto con noi di quanto guadagniamo noi. Sì, si potrebbe dire, ma loro sono molti di più, hanno un'economia molto più funzionale, sono molto più efficienti, ma questo forse ci dovrebbe dare anche la misura del rapporto di forze che c'è e forse insegnarci che buttarsi nelle braccia di tale colosso probabilmente non ci aiuterà a fare meglio, ma determinerà un dato peggiore. Ed è infatti quello che è successo, perché nel 2019, anche se nella celebre visita di Xi Jinping in Italia e poi in Francia, noi siamo riusciti a vendere molte arance alla Cina, i francesi gli hanno venduto aerei, noi gli abbiamo venduto le arance, nonostante le arance, le loro esportazioni, cioè quindi il nostro import, dalla Cina è continuato a salire, mentre il nostro export, verso di loro è calato. E poi, diciamo, pre-pandemia, quindi dati gennaio 2020, mi sono segnata anche questo. Tanto discusso sulla Via della Seta e dopo la vendita di arance e tanti altri passaggi sicuramente di grandissima, noi sì, amicizia alla Cina, il nostro export a gennaio 2020 è calato del 12%. Il nostro import è aumentato del 3,5%. Quindi questo è un rapporto per quello che riguarda i nostri interessi nazionali, a perdere, è perdente. E dubito, non ho elementi per pensare che possa all'improvviso trasformarsi in un rapporto vincente. Come accennavo poco fa, questo tra l'altro ha un costo in termini di equilibri geopolitici importante. Noi abbiamo davvero messo in difficoltà gli Stati Uniti d'America e il nostro tradizionale rapporto con loro. Ricorderete anche la faccenda dei dazi che gli Stati Uniti, che Trump all'improvviso ha voluto mettere anche all'Italia sulla questione Boeing Airbus. Era, se non sbaglio, l'autunno del 2019, sembra tantissimo tempo fa. E lì, se andiamo a vedere che cosa rischiamo di mettere a repentaglio seriamente, andando a fare amicizia col nemico numero uno degli Stati Uniti, noi vediamo che in realtà il nostro rapporto di interscambio commerciale con gli Stati Uniti, che sono il nostro terzo partner commerciale dopo Germania e Francia, in realtà è a nostro vantaggio, perché lì negli Stati Uniti noi esportiamo per oltre 45 miliardi di euro e importiamo solo per 17 miliardi di euro. Quindi lì guadagniamo e guadagniamo anche bene. Ecco perché un minimo di lungimiranza, se non di intelligenza, ci dovrebbe insegnare che quello è un valore assoluto che dobbiamo tutelare. Di là, parlo della Cina, si aprono invece tantissimi rischi e sicuramente si parte da un dato di realtà che ci dice: noi la perdiamo e hai voglia prima che impariamo come si fa a guadagnare. Dico tutto questo perché purtroppo io non riesco, lo dico anche da cronista, perché su questo tema del rapporto impostato dal governo italiano verso la Cina abbiamo scritto moltissimo sul riformista, abbiamo scritto quasi quotidianamente, perché io non riesco a togliermi dalla testa la sensazione, se non vogliamo dire il sospetto, che
Nel corso dei mesi e nel corso degli anni, noi ci siamo posti nei confronti della Cina in una condizione di sudditanza che definirei prepolitica, direi una sudditanza psicologica. La firma rapidissima del Trattato sulla Via della Seta ne è una prova, e anche, se posso dirlo, la gestione iniziale della diffusione del contagio da coronavirus. Perché noi abbiamo avuto, il governo italiano, non noi, il governo italiano, ha avuto delle titubanze importanti. Nella fase in cui si è capito che il contagio si stava espandendo al di fuori della Cina. Titubanze che io credo abbiamo pagato caramente, perché ricordo, perché l'ho scritto sul giornale, ne ho chiesto conto al ministro della Salute Speranza quel giorno, che i voli da Wuhan verso l'esterno furono interrotti dalle autorità. Abbiamo accolto un volo diretto da Wuhan a Roma, Fiumicino, con 202, se non sbaglio, passeggeri di Wuhan, che nonostante ormai fossimo già chiaramente all'interno di un contagio, ci siamo ben guardati dal mettere in quarantena, gli abbiamo misurato la febbre e poi li abbiamo lasciati liberi di girare nel nostro paese. Sì, certo, è difficile capire le complessità di un fenomeno in divenire, è verissimo, non invidio questo governo, ma il fatto è che non abbiamo avuto la fermezza che era necessaria in quei giorni cruciali per scongiurare un aggravarsi del contagio. E io credo che quello sbarco sia stato l'aver consentito a quelle persone di sbarcare e poi nemmeno averle messe in quarantena, sia simbolico appunto delle titubanze, quasi della riverenza che c'è stata nei confronti della Cina. Da allora molte sono state anche le messe in accusa da parte di tanti paesi verso la Cina, per aver compiuto delle omissioni e della disinformazione vera e propria, poi le cose si dovranno ovviamente verificare, rispetto alla gravità del contagio, che hanno fatto perdere tempo prezioso alla comprensione appunto di questa gravità. Il rapporto di cui parlavamo in apertura è soltanto uno degli elementi. Eppure da parte dell'Italia non è mai partita alcuna iniziativa di richiesta di chiarimento, alcuna precisazione. Alcuna richiesta di responsabilità, niente. Noi siamo stati, pur essendo il primo paese in Occidente contagiato e per lungo tempo il paese più contagiato, noi siamo stati buoni in attesa degli eventi, alle prese con una gestione drammatica, terrificante della situazione nel nostro paese, e ancora oggi non riteniamo di dover chiedere chiarimenti alle autorità cinesi. Non riteniamo che abbiano responsabilità, anzi da noi è partito materiale sanitario in aiuto e con che rapidità verso la Cina. Quando poi, più tardi, dalla Cina è arrivato a noi materiale, vista la situazione che si stava creando in Italia, noi abbiamo ringraziato, era a pagamento, buona parte di questo materiale che la Cina ci ha spedito. Abbiamo ringraziato, abbiamo fatto anche comunicazione, il governo a onor di telegiornali ha ringraziato il munifico partner cinese per la sua grande disponibilità e gentilezza, una grandissima esaltazione di generosità che altri paesi molto più generosi non hanno avuto. Allora qui i sospetti si moltiplicano e ci chiediamo, mi chiedo, ma mi chiedo non da oggi, mi chiedo ormai da mesi, da anni. Se il Movimento 5 Stelle, perché io qui all'interno della compagine di governo vedo una forte spinta del Movimento 5 Stelle, abbia veramente calcolato tutte queste cose, abbia ragionato su che cosa significhi mettersi nelle mani del grande partner cinese. Appunto al piano di espansionismo infrastrutturale che la Cina ha dichiarato di voler mettere in campo. Non so se la nostra struttura di 5G, se la nostra infrastruttura digitale di 5G è per larga parte costruita da aziende cinesi come Huawei e ZTE, forse qualche domanda sul perimetro di sicurezza dei nostri dati e del nostro paese ce la dovremmo porre. Se noi firmiamo accordi con la Cina e però ci perdiamo nel nostro interscambio commerciale, se la somma alla fine è negativa per noi, forse qualche domanda
dovremmo farcela. Se rischiamo di posizionarci con la nostra politica estera fuori dal patto atlantico, rischiando di trovarci e di far trovare le nostre aziende, la nostra economia al centro di uno scontro epocale fra due potenze colossali, fra due potenze economiche colossali come gli Stati Uniti e la Cina, forse qualche domanda dovremmo farcela. Non tornano i conti, non tornano e mi sembra molto strana questa politica estera portata avanti. Prima dal governo giallo-verde e poi dal governo giallo-rosso. Se poi la dobbiamo mettere un pochino più in politica, è evidente che tutto questo non è altro che il frutto di sicuramente di una inadeguatezza della classe dirigente politica, ma su questo ci sarebbe da fare tre o quattro dirette della Fondazione Einaudi, ma anche dall'estrema debolezza dell'Italia, che si trova in qualche modo, io credo unico caso al mondo, a provare l'esperienza del doppio populismo, perché noi abbiamo avuto un governo, quello giallo-verde, retto da due forze populiste diverse fra loro, ma sicuramente entrambe appartenenti alle categorie del populismo. Credo che sia l'unico esperimento sinora fatto, con i risultati che abbiamo visto, e con politiche estere populiste anch'esse. Populiste intendo poco ragionate, poco approfondite, un po' raffazzonate, un po' improvvisate, con la Lega certamente, con i rapporti con la Russia in particolare. C'è modo e modo di avere rapporti con la Russia. Quello è stata la costruzione di un rapporto di politica estera populista e dall'altra parte il Movimento 5 Stelle invece con la Cina, che ha messo l'Italia, a mio parere, in una grandissima difficoltà. Poi non voglio dire che gli Stati Uniti siano stati esenti da colpe, perché io credo che, non sono sicuramente una fan di Trump, ma credo anche che le difficoltà in cui si sta ritrovando il nostro paese, anche all'interno dell'Europa, la questione della Libia, le responsabilità vadano cercate nella gestione precedente, nella gestione Obama. Ma qui, diciamo, le complessità diventano tantissime, però sicuramente lo stato di debolezza in cui si trova il nostro paese, anche di credibilità in termini di politica estera, un paese che per tradizione nei decenni è sempre stato comunque affidabile, comunque, laddove secondo me non dovremmo continuare a farci spingere, ma dovremmo invece provare a ripartire un po', ripartire in modo molto laico dai nostri interessi, dagli interessi delle nostre imprese, dagli interessi del nostro tessuto economico, fare qualche conto, vedere quali sono i partner più affidabili che, con un'analisi costo-beneficio che viene a nostro favore. Ecco, tutto questo io non l'ho visto in questi anni, sono molto preoccupata perché della politica estera di un paese spesso si parla molto poco, ma davvero i suoi effetti sono a 360 gradi. E quando si fa un danno, quando ci si sbilancia, poi recuperare richiede non un anno o due, ma richiede intere generazioni di classe dirigente politica che rimette in ordine le cose. E quindi ecco perché su questo sono molto preoccupata e sto cercando nel mio ruolo di deputato e non solo, anche nel mio ruolo di condirettore di un quotidiano, di provare su questo ad alimentare un dibattito che non c'è nelle aule parlamentari, perché se ne parla pochissimo di tutto questo. Come avete visto, poi soprattutto ultimamente il governo si avvale molto poco del Parlamento, anzi lo dribbla, se vogliamo, se mi consentite una metafora calcistica, fa da solo, e questo naturalmente non gli dà poi la forza necessaria laddove bisogna andare a negoziare. Abbiamo visto il recente Consiglio europeo, per portare a casa i risultati che invece noi tutti, cittadini italiani, ci aspettiamo. Dunque, sono arrivate alcune domande e così intanto ringrazio chi ha voglia di interloquire con me e provo a rispondere. Fulvio da Brescia dice: secondo lei la presidenza Trump con il suo isolazionismo sta contribuendo a quello che succede in Italia verso la Cina? Sì, era appunto quello a cui stavo accennando poco fa. Sicuramente sì, sicuramente c'è una componente da questa parte. Sicuramente, dicevo, non sono una fan di Trump perché magari è sicuramente legittimo, ma tutto questo non fa altro che indebolire l'Europa e quindi conseguentemente indebolire il nostro paese, che è più debole in Europa, e quindi, come dire,
farlo un po' muovere come una banderuola in cerca in qualche modo di protezione. Quindi sicuramente la scelta isolazionistica di Trump non ha aiutato. Catarina da Benevento, perché parla solo di Cina? Forse perché i filorussi putiniani sono i suoi alleati della Lega. No, ho parlato poco fa anche della Russia. Io credo che, quindi esattamente la stessa cosa, no? Se si imposta, come ho provato a dire poco fa, in modo populista, davvero, insisto a dirlo, un rapporto con una potenza economica, straniera, e poi i risultati che si colgono sono quelli che appunto stiamo cogliendo. Vale per la Russia, vale per la Cina, non c'è alcuna differenza. Voi di Forza Italia non rendervi conto che avete consegnato l'Italia agli opposti sovranismi. Ma noi abbiamo sicuramente delle grandi responsabilità, ma non tutte. Se no i sovranismi sarebbero soltanto in Italia, invece il sovranismo è un fenomeno che sta dilagando dappertutto in Europa. Possiamo parlare in generale di una debolezza, di un certo modo di fare politica, di una certa visione del mondo che non ha saputo aggiornarsi. Ma non direi che è a causa di Forza Italia che si sono affermati i sovranismi, perché non ci sono altre esperienze come quella di Forza Italia negli altri paesi dove pure il sovranismo è anche più forte del nostro. È proprio un cambiamento culturale, è un approccio completamente diverso della politica oggi rispetto a solo qualche anno fa. Io sono entrata in Parlamento nel 2008, quindi sono 12 anni che faccio il mio lavoro di parlamentare, e in questi 12 anni è cambiato completamente il rapporto tra la politica e l'elettorato e la cittadinanza. Possiamo dire che sono stati i social, la partecipazione, il miraggio della democrazia diretta. Fatto sta che è un altro modo di fare politica, che fino ad oggi ha mostrato il successo dello sloganismo, della propaganda, del populismo. E io credo che il sovranismo sia una forma, diciamo, come posso dire, un effetto o comunque una componente, se vogliamo, anche evoluta del populismo, ma lo è. E il sovranismo mostra tutti i suoi limiti, perché poi succede che non riesce a fare alleanze in un mondo sempre più globale, perché se sei sovranista, quindi ti ispiri al nazionalismo, e in un mondo in cui siamo tutti interconnessi, e ce lo insegna benissimo purtroppo questa pandemia, pensare in termini nazionalistici è quantomeno irrealistico. Quindi noi, io non voglio dire che Forza Italia non abbia compiuto errori, sicuramente ne abbiamo fatti, e anche a me piacerebbe che non li avessimo fatti, anche a me piacerebbe che la nostra visione del mondo, che comunque è una visione liberale, e moderata, giusta, avesse la stessa forza che ha avuto tanto tempo fa di potersi affermare, ma non è così, sicuramente per nostra responsabilità, ma anche perché oggi ci sono altri linguaggi. Oggi il mondo è bianco e nero, giusto e sbagliato, ragione e torto, non c'è la bellezza e la molteplicità delle sfumature che in politica fanno la differenza, perché il compromesso lo trovi sulle sfumature, non sul bianco e nero. Ecco, io sento la mancanza di tutto questo, però non mi sento in coscienza di dire che è per colpa di Forza Italia che questo è accaduto. Poi abbiamo altre colpe sicuramente. Vado avanti, ringrazio perché sono tantissime le domande. Federico da Teramo, mi dice: lei parla di populismo, ma non sta in difficoltà alleata con l'estrema destra? Se vogliamo considerare estrema destra il Movimento Fratelli d'Italia, che ha il 14%, il 12% dei voti di questo paese, non mi sembra, non la considero estrema destra. Però è vero che la coalizione di centrodestra ha avuto all'interno delle sue tensioni, perché non siamo un solo partito. Perché come in tutte le coalizioni bisogna mediare tra diversità che ci sono, il mondo si è spostato a destra, è vero, non soltanto l'Italia. E io credo che noi diciamo, con la nostra matrice, quella di Forza Italia, abbiamo fatto un buon lavoro in realtà per la tenuta della coalizione di centrodestra, consentendole di fatto di essere maggioritaria nel paese anche quando Forza Italia era più debole, ma grazie al fatto che Forza Italia era presente ed è presente nella coalizione di centrodestra. Poi, se la domanda è: sei d'accordo con l'impostazione di Salvini tout court o della Lega tout court? Io non sempre lo sono, perché rappresento un altro mondo.
Ma la democrazia è fatta di numeri e di forze e nel nostro sistema bisogna essere in coalizione. Il nostro sforzo deve essere quello di rafforzare la nostra componente della coalizione. Io non riesco a disprezzare le idee altrui e non riesco a trovare pericolose le idee altrui, semmai incongruenti, irrealistiche. Ma prima di parlare di pericolo delle idee altrui, la strada deve essere molto estrema. Fino a quel momento non rinuncerò mai al tentativo di mediare e al tentativo di portare avanti con rispetto delle istanze altrui le mie forze. Quando poi le mie forze sono maggiori, naturalmente sono più felice. Ma certamente so che devo ragionare in politica in questa ottica qua, perché il sistema, così come oggi, mi impone di fare questo e quindi cerco di trarne il meglio. Federico, ho risposto. Onorevole, mi chiede Oscar da Vicenza, come affronterebbe quindi lei la questione cinese proprio in riferimento ai futuri rapporti diplomatici? Beh, io non avrei firmato il Trattato della Via della Seta e quindi non mi troverei in una condizione di, appunto, di sudditanza per quanto riguarda la proiezione del mio futuro, del futuro del mio paese nei confronti della Cina. Io avrei certamente sono toscana, quindi so bene, avendo Prato a poche decine di chilometri da qui, quanto l'economia cinese sia forte e quanto possa essere strategica una partnership con la Cina, ma non metterei a repentaglio le logiche della mia politica estera e le mie alleanze tradizionali, che anzi rafforzerei, per un conto che ad oggi per me è perdente. Quindi grande rispetto, grande cordialità, ma gli affari continuerei a farli da un'altra parte dove li posso fare, fino a quando non cambiano le condizioni. Se poi posso essere a pari con il mio partner, benissimo, ma fino a quel momento, fino a quando non sono in partnership, ma sono appunto, come dire, una linea. Cosa pensa, mi chiede Marco. No, scusate, sono andata oltre. Scusate, prima Francesco da Viterbo. Ma lei non si trova nel PPE assieme ad Orban? Non ne vede la contraddizione? Sì, ci sono tante contraddizioni. E, siccome sono da tanti anni anche nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, so che all'interno delle grandi famiglie politiche europee le contraddizioni sono tantissime. Parlo in particolare del PPE e del Partito Socialista Europeo. Tante volte nel corso della mia esperienza di parlamentare al Consiglio d'Europa, per esempio, ho riscontrato di avere più assonanze con altri partiti del Partito Socialista Europeo, ma del Sud Europa, che non assonanze con partiti aderenti al PPE, cioè alla mia famiglia politica, del Nord Europa. Che cosa significa questo? Che se cerchiamo coerenza, quando parliamo di confederazioni di tanti partiti, decine e decine, appartenenti a tanti paesi, con visioni molto diverse, culturali prima che politiche, è chiaro che non troveremo mai la quadra, è chiaro che non c'è mai una coerenza perfetta. Orban dice delle cose gi giuste e dice delle cose sbagliate. Sicuramente rappresenta la punta estrema del Partito Popolare Europeo. All'interno del Partito Popolare Europeo, della famiglia del Partito Popolare Europeo, c'è un dibattito costante sulla legittimità di Orban a far parte della famiglia del Partito Popolare Europeo, ma vi posso assicurare che in realtà le incoerenze sono molte di più. Se noi pensiamo al fronte dell'Europa del Nord contro l'Europa del Sud, c'è veramente un'ostilità che poi si traduce nella messa in atto di politiche che io ho già definito sul mio giornale politicamente razziste nei confronti dei paesi del Sud Europa. Quella è un'incongruenza. Si è nella stessa famiglia, ma si lavora gli uni contro gli altri. Ecco, io credo che più che sul tema dei singoli leader e dei singoli partiti si debba ragionare all'interno delle grandi famiglie politiche europee su quale è il contenuto che io voglio offrire ai miei concittadini, che cosa esprimo. E vi assicuro che con i colleghi finlandesi, per esempio, ma faccio un esempio, oppure olandesi, del mio partito è molto più difficile venire a termini perché loro esprimono una visione del mondo, una visione della politica, dal loro punto di vista, molto diversa. Piacerebbe anche a me che ci fossero meno Orban e ci fossero leader diversi, illuminati, più concilianti e più realisti, ma
Questo è il tempo degli estremi e lavoriamo all'interno delle famiglie politiche europee proprio per cercare di ricondurre gli estremi all'interno di un equilibrio. Non è facile e quindi ce ne saranno anche altri. Ma non è la più grande. Vado avanti e chiedo, la domanda è Licia. Da Milano, crede possibile che il virus sia stato appositamente creato in laboratorio dai cinesi per indebolire le economie occidentali? Non lo so, io la mia esperienza di politico è che magari le cose fossero pianificate con tanta precisione e con tanta efficacia. In realtà io spesso vedo manifestarsi il principio sacrosanto dell'eterogenesi dei fini e comunque tanto caos, per cui rispetto, diciamo, certe visioni retrospettive di come potrebbero essere andate le cose, sono sempre molto prudente. Certo, da più parti si è parlato di questo. Io temo che non arriveremo molto facilmente alla verità su quale sia stata l'origine, di questo benedetto coronavirus, perché ci sono troppi interessi e perché siamo proprio all'interno di una guerra che travalica il tema sanitario legato all'emergenza pandemia, che è ancora più grande di questo. E quindi l'accesso alla verità in tutto questo si farà sempre più difficile. Ci saranno prove, controprove, testimonianze, controtestimonianze, news, fake news. Credo che non avremo una risposta e credo che, e spero, anzi auspico, che non sarà su questo che si compirà la guerra futura fra grandi potenze, perché sarebbe veramente drammatico, sarebbe veramente tragico se così dovesse essere. Ma certo non posso escluderlo. Ho ascoltato, come tutti voi, tanti virologi dire tutto il contrario di tutto, quindi non lo possiamo escludere, ma in mancanza di prove certe, dovremo sospendere sicuramente il giudizio. Marco da Bolzano mi chiede che cosa penso della politica degli inglesi, se non penso che averli persi nell'Unione Europea ci abbia indebolito. Sì, certo che ci ha indebolito, certamente sì. Io credo anche che sia stato un errore anche per il Regno Unito stesso. Credo che sia stata un'imprudenza mettere a referendum, come ha voluto fare Cameron, allora premier inglese, certo di avere una risposta, diciamo, dall'esito diverso. Di mettere a referendum una decisione così importante senza un'adeguata preparazione, senza un adeguato approfondimento e quindi trovandosi di fatto a dare un'occasione alle tensioni, alla rabbia, alla frustrazione sociale di tanti e al bisogno di cambiare strada. E oggi noi ci troviamo con i cocci rotti. Io ripeto, credo che sarà un danno per il Regno Unito, credo che senz'altro è un danno per l'Unione Europea, che credo sia stata sempre abbastanza poco incisiva in politica estera, ma un grande successo di politica estera l'ha avuto ed è stato quello della politica dell'allargamento. Ecco, quello è stato un trionfo di politica estera dell'Unione Europea, addirittura eccessivo se. E quindi per un paese membro così importante, per tante ragioni anche geopolitiche evidenti, sicuramente ha danneggiato la continuazione del processo di costruzione e rafforzamento dell'architettura europea di cui paghiamo il conto tutti e di cui purtroppo l'Italia è uno dei paesi che paga e sta pagando di più il conto. Quindi da qualche parte dentro di me a volte spero davvero che spererei che si potesse fare rewind e che la Brexit non avesse avuto luogo. Purtroppo invece dovremo farci i conti e spero che i risultati non saranno negativi come invece temo. Anna da Verona mi chiede se rinascerà mai un centro equilibrato in Italia. Chi può contribuire a crearlo? Questa domanda è una domanda bella, me lo chiedo spesso. Io credo che uno degli effetti, dei numerosi effetti della pandemia e del profondo cambiamento che ci ha investiti tutti, senza eccezioni, starà nella politica. Perché credo che da qualche parte sia finito il tempo della politica ripetitiva, vuota di immagine, di faccia, di grida, di superficie. Perché no, abbiamo capito che non ce la possiamo permettere. Magari premia il nostro istinto del momento, il nostro istinto da tastiera, magari dice una frase su cui ci troviamo d'accordo di pancia, ma
La politica deve gestire la complessità e io credo che sia un grande imbroglio vendere soluzioni semplici, istantanee, perché non ci sono. E quindi sarebbe necessario ricostruire proprio un patto completamente diverso fra la politica, la classe politica e la cittadinanza. Non voglio parlare di fiducia reciproca perché purtroppo i fatti degli ultimi 20 anni ci dicono esattamente il contrario. Però credo che dobbiamo fuggire, e questa è un'esperienza di pedagogia personale di chi ha scelto di fare politica e di guadagnarsi il consenso. Dovremmo cercare di sfuggire dal farci prede di quella politica facile lì, che non ha nulla di politico, perché la politica non è facile e non ci sono i risultati immediati e non ci sono i sì e i no netti, l'ho già detto. Per tornare a una politica normale, che affronta i problemi, non li sfugge, li sa affrontare, poi prova a dare delle soluzioni, ci vuole un nuovo patto, sicuramente, e ci vogliono delle forze politiche disposte a rinunciare a un po' di popolarità per un ragionamento di lungo periodo. Non è facile trovarle perché campiamo di consenso, perché sono i numeri che ci portano ad essere forti. E oggi apparentemente il consenso si raccoglie meglio sul dissenso, che è un paradosso, ma è così. Ricostruire tutto questo non sarà facile, ma è necessario. E io voglio sperare, perché sono ottimista, perché chi fa politica non può non essere ottimista, che si abbia questa forza, che è una forza politica e civile, di provare a rimettersi con le mani dentro le cose, non in superficie delle cose. Abbiamo capito, questi anni ci hanno insegnato che stare in superficie non ci porta a niente, ci porta solo ad aumentare la frustrazione. Quindi spero proprio che rinascerà presto e tutte le forze vive del paese che ci sono dovranno poter contribuire. Parlo di un nuovo partito? Non, no, non credo che sia in questo momento ci sia molto spazio per un nuovo partito, ma per un nuovo modo sì, di responsabilizzazione personale rispetto a quello che si fa e che poi è contagiosa e che poi si allarga, di rifiutare certi rituali della politica di questi anni che non hanno prodotto nulla, che non hanno conciliato niente, che hanno anzi indurito le posizioni sul nulla. Ecco, c'è tantissimo da fare da questa parte, da questo punto di vista. Io rappresento un partito che ha mille difetti e mille colpe, ma sicuramente non è fatto di intolleranti, di intransigenti, di ideologici, di giustizialisti, di manettari, di rigorosi sempre e comunque, che ha dunque un rapporto forse più vivace e più vero con la vita e con la complessità della vita. E io credo che ci voglia un pochino più, permettetemi, non è propaganda davvero, io stessa sono stata critica mille volte con il mio partito, però io penso che ci voglia più di questo e un po' meno di posizioni dure, nette, incontrovertibili, ho ragione sempre io, perché non si va da nessuna parte. Deborah non pensa, mi chiede Antonio. Ah, mamma mia, sono tantissime domande. Io vi ringrazio, spero di avere il tempo di rispondere a tutte. Magari sarò un pochino più telegrafica. Deborah non pensa, mi chiede Antonio, che a questo punto sarebbe giusto staccarsi completamente dalla Cina. Non pensa sia gravissimo il modo in cui hanno falsificato i dati del contagio? Sì, io penso che sia gravissima. Penso che noi competiamo con un paese, ma non è solo la Cina, che ha regole diverse, perché è un paese autoritario, dove si prende una decisione ed è immediatamente eseguita. Dove si fa propaganda, dove si ha un controllo serrato dell'informazione. Pensate a come la Cina è riuscita in pochi mesi, da essere settimane direi, il paese da cui si è generato il contagio e che quindi ha messo in difficoltà tutto il mondo, a essere il paese soccorritore degli altri. La nostra economia è ripartita, la nostra efficienza ha abbattuto il virus e tutti i problemi ad esso connesso, e a rifarsi l'immagine. Pazzesco, ma per fare questo ci vuole un fortissimo controllo dei gangli del potere, che nelle democrazie liberali, che sono ormai trasparenti come più del vetro, non è possibile. Quindi non siamo ad armi pari. E fino a quando, come dicevo prima, non possiamo essere ad armi pari, io perdo. Per cui sicuramente io sono a favore di un disassamento rispetto a questa politica estera e di un rientro chiaro, incontrovertibile all'interno dei perimetri delle alleanze che per noi sono più convenienti e di maggior sicurezza. Dunque, mi chiede Anonimo. Per chiamare a voi i liberali del paese e non so come far sì che questo governo a trazione grillina cada quanto prima, perché non ci sono margini per dialogare. Beh,
Noi questo facciamo, noi stiamo cercando di riportare la politica nei suoi luoghi da cui è stata espulsa e anche l'efficacia della politica. È chiaro che noi siamo totalmente alternativi al modello sociale, politico, culturale grillino o dei 5 Stelle. Siamo l'opposto, ci riconosciamo in tutto ciò a cui loro non credono o che loro disdegnano. Non siamo giustizialisti, siamo liberali per come riusciamo ad interpretare l'identità liberale e certamente stiamo lavorando per tornare ad essere un contenitore politico che possa di nuovo essere attrattivo per quella parte di paese che si riconosce nei valori liberali, che noi abbiamo incarnato e benissimo o bene o dignitosamente o decentemente, scegliete voi, ma che certamente abbiamo voluto incarnare. E abbiamo bisogno di recuperare forze e riaggiornare il nostro messaggio, riaggiornare la nostra presenza per tornare a svolgere quella funzione che è fondamentale per l'equilibrio istituzionale e politico del paese. Questa è una politica che non parla e non include, e ve lo dico dall'interno del Parlamento, non c'è dialogo con il Movimento 5 Stelle. Lasciate perdere che Conte dice collaborazione da parte delle opposizioni. Non c'è, non ci hanno accolto un emendamento, non hanno sentito niente da parte nostra. Le opposizioni oggi sono esautorate, non è il modo di condurre un paese. E quindi certamente questa, proprio quello che è scritto in queste parole, è esattamente quello che intendiamo fare e che abbiamo scelto di fare e che speriamo di riuscire a fare nel modo migliore. Tito da Palermo mi chiede cosa penso delle misure prese ancora ieri da Conte, le considero liberticide. Io non ci ho capito niente di che cosa ha detto Conte ieri. L'ho sentito per 30 minuti, 35 minuti parlare di tutto, del contrario di tutto, sono uscita, non ho capito, ho dubitato della mia media intelligenza, mi sono chiesta quindi io cosa devo fare, quindi a mia madre e a mio padre che sono anziani cosa devo dire. Non ci ho capito niente e sono uscita neanche rassegnata, non so nemmeno come definirmi dall'ennesima conferenza stampa a furor di telecamere che oltre all'autoincensamento del Presidente del Consiglio non mi ha portato alcuna certezza, altro che fase 2, questa è fase dubbi. Non ci ha capito niente nessuno, le aziende devono riaprire e non sanno come potranno fare a farlo. E non mi riferisco solo ai soldi che non ci sono, ma anche alle prescrizioni di sicurezza da rispettare, è un caos totale. È lì improvvisazione totale. Io sono mortificata perché in qualche modo rappresento anch'io la classe politica, ma sicuramente non ho capito quale sia l'esito. Sospetto che si voglia consentire al popolo italiano di rimettersi a vivere, di rimettersi in moto senza assumersi la responsabilità politica di averglielo detto. Questo è quello che mi viene da rispondere a Tito. Esiste un modo realistico, chiede Erika, per volgere la. Se i leader dei paesi europei si dimostreranno leader, c'è una crisi di leadership drammatica anche in Europa, c'è una crisi di leadership dovunque perché fare il leader non conviene, perché ti uccidono, ti massacrano, ti impediscono ogni azione. Vabbè, questa sarebbe un'altra storia, una volta magari facciamo un collegamento sulla leadership. C'è una penuria di leader perché chiaramente si è abbassata l'attrattività della politica, non soltanto in Italia, anche se in Italia particolarmente. Quindi, se abbiamo dei leader che in una situazione come questa, che è unica nella sua drammaticità, sfoderano la capacità di leader, bene. Altrimenti io credo che questo sarà il colpo finale al processo di coesione europea. Siamo proprio su un trade-off, siamo su un crinale. Le reazioni sono state estremamente tardive ed egoistiche da parte dei leader europei, con l'avvio del contagio. Mi sembra di capire che adesso, purtroppo lentamente, però si stia affermando un'altra modalità e un'altra sensibilità. Io spero molto in questa, perché tutti hanno capito che se si sbaglia e si è carenti di generosità e di lungimiranza in questa fase, l'Europa è finita. Se si sfoderano doti di leadership, che fino ad ora non è stato neanche tanto necessario sfoderare, cioè i leader si accontentavano di fare un po' i burocrati con presenza televisiva, ecco, se si riesce a fare questo salto di qualità, allora credo che ci sarà un'accelerazione del processo di coesione europea. Siamo proprio su quel crinale lì. Non la stupisce, chiede Vittorio Roma, il garantismo dei 5 Stelle verso la Cina? Perché sappiamo che loro sono garantisti con se stessi, con i loro interessi e giustizialisti con quelli degli altri. Per cui no, non, l'ho anche scritto, l'ho scritto in più occasioni sul mio giornale. Ma come? Avete massacrato Ilaria Capua,
che era una nostra collega, la virologa che tutti conoscete, ne avete chiesto le dimissioni sul sospetto di fumosissimi traffici strani che poi sono stati naturalmente esclusi, non si erano mai verificati, l'avete uccisa, massacrata politicamente. Ma con la Cina, stranamente, non c'è una richiesta di chiarezza, di chiarimento, non c'è un'attribuzione di responsabilità. Ma che strano. Certo, sono sorpresa, come no. Poi c'è un ultimo commento di Tommaso, un po' più lungo, lo leggo insieme a voi. Ritorniamo ad un'economia reale e non drogata, quale quella basata su investimenti in titoli rischiosi ed inutili alla collettività. Possiamo fare a meno degli aiuti altrui? Perché abbiamo tante risorse e tanta capacità di risparmio che sarebbe fondamentale per risolvere i nostri problemi. Bisogna anche far pagare a chi ha fatto male e ha sbagliato nel passato come oggi, gestendo male le risorse di tutti. Mettiamo le persone capaci in tutti i settori pubblici e privati. E poi c'è un ricordo carino, la ricordo con piacere, l'ho conosciuta a Firenze in campagna elettorale. Ma è una considerazione giustissima. Qui, ancora una volta, io continuo, pur avendo 52 anni e di una vita, diciamo, dove non mi sono risparmiata le delusioni, per carità, come tutti noi, anche politiche, io continuo ad avere fiducia nell'individuo. Non ce la faccio ad abbandonarla, anche nei momenti più difficili, anche nei momenti di delusione più cocente. Io credo che l'individuo sia una meraviglia e che laddove cessa di essere rispettato nella sua pienezza individuale, cessa di essere una meraviglia. Qui il tema è il conflitto tra lo Stato e l'individuo. E il senso del perché continuo a fare politica, anche se potrei fare mille altre cose, probabilmente meglio di come faccio politica, sta nel dare un minuscolo, minimale, millimetrico contributo a ristabilire un rapporto diverso tra lo Stato e l'individuo. Lo so che è difficile, lo so che è velleitario, lo so che è futuristico, lo so che magari non ci sono le condizioni nel mondo del 2020, ma io ho un miliardo di volte più fiducia nell'individuo che nello Stato e continuo a credere con tutta me stessa che se l'individuo è posto nelle condizioni di fare ciò per cui è nato, di realizzare se stesso nel rispetto delle regole, ma che siano chiare le regole. Se lui rispetta le regole, è libero di realizzare se stesso, i propri desideri, la propria natura, il proprio spirito di natura, l'individuo è meraviglioso. Prospera lui e prosperano gli altri vicino a lui, intorno a lui. Io questo credo, io questa sono. Per cui spero con tutte le mie forze che la politica del domani, non del domani 2050, del domani immediatamente, possa recuperare ancora un. E avere la forza di capire che così come è impostato oggi il rapporto tra Stato ed individuo, la schiacciante preponderanza della collettività sulla singolarità, non siamo più felici, non stiamo andando meglio, non abbiamo allargato le nostre libertà, non abbiamo allargato la nostra prosperità, ma abbiamo sicuramente allargato la complessità in cui siamo chiamati a vivere. Credo che ci voglia un riequilibrio, ma questo è un lavoro che non si fa soltanto a livello politico, è un lavoro che si fa a livello culturale. Tornando a insegnare agli uomini e alle donne a innamorarsi degli uomini e delle donne che sono i loro stessi e a non dover fare riferimento solo e sempre al fuori, a questa entità astratta che deve risolvere i loro problemi, non si sa neanche perché. Quindi credo che oggi, con il governo che c'è in Italia, siamo proprio tutti sbagliati e dalla parte opposta. E credo anche che la maggior parte del nostro popolo la pensi come me. Quindi ho fiducia in questo, ci spero. Poi dobbiamo noi che facciamo politica essere migliori interpreti di questo, di questa certezza che portiamo dentro di noi. E questo è lo sforzo individuale che dobbiamo fare. E poi anche lo sforzo partitico, poi lo sforzo istituzionale, lo sforzo partitico e politico. Ma questo è quello che dobbiamo fare. E mi auguro che ci riusciremo, perché altrimenti ci consegniamo all'infelicità. Per forza, le cose come andranno lo vediamo già, siamo bravi a vederle. È come vogliamo farle andare, che dobbiamo essere più bravi a vederle. E io, e concludo, ringrazio la Fondazione Einaudi perché fa un lavoro importante su questo, importantissimo, che apprezzo molto. E bisogna continuare, bisogna crescere, bisogna dare voce a quello che crediamo, che portiamo dentro di noi, da dovunque ci troviamo, con tutta la nostra forza. Io mi permetto di fare questo augurio, non è tempo di auguri, non è tempo di festeggiamenti, non è tempo. Sicuramente di leggerezza, però la fiducia io quella nell'individuo non la perdo e quindi vi voglio dare questo messaggio.
È stato bellissimo passare questa ormai ora con voi. Grazie perché sono arrivate tantissime domande che ah, ne è arrivata un'ultima, vi chiedo scusa, lo faccio per rispetto della persona. È la 16ª domanda che mi dice: abbiamo Conte grazie ad Alleanza Lega Movimento 5 Stelle. Oggi la Costituzione italiana è stata gravemente violata, non crede? Beh sì, se consideriamo che governa una minoranza, sicuramente è violata. E ci sarebbero tante regole da cambiare, ma è vero, nel 2018 dalle elezioni politiche è uscita una maggioranza di centrodestra, ma da allora abbiamo avuto al governo prima una maggioranza un po' di centrodestra, un po' di sinistra, non so nemmeno, e poi adesso quello che abbiamo. Quindi è evidente che sì, che ci sono tante lesioni a un corretto percorso costituzionale. E anche su questo abbiamo tantissime responsabilità, ma ci vuole molto più coraggio di quello che abbiamo mostrato. Vi ringrazio. Adesso ho ancora occasione di riconfrontarmi con voi. Per me è stato molto arricchente e molto prezioso. Grazie.